Emons Record. Questo contenuto è sponsorizzato da Ryoga, i centri yoga di Roma. La scoperta del tè è un continuo viaggio nello spazio e nel tempo. E oggi, dopo essere stati a lungo in Giappone bevendo tè verde e partecipando alla cerimonia tradizionale, torniamo in Cina, dove si narra che qualche secolo fa un imperatore avesse espresso alcuni desideri su come avrebbe voluto il suo tè. Non forte come il nero, ma nemmeno troppo simile al tè verde. Così, da un desiderio, nasce il tè oolong, una complessa varietà molto diffusa a Taiwan e a Formosa in particolare. Io sono Laura Ganzetti, Tea Specialist e Tea Tester. Le Vie del Tè è un podcast sulla storia e le abitudini legate a questa bevanda magica. E se ogni puntata avesse un colore, oggi sarebbe il blu. E allora, torniamo in Cina. Mettete l'acqua sul fuoco. Puntata 4. Tè oolong. Quando si parla di viaggi in Oriente è impossibile non citare uno dei più famosi viaggiatori della letteratura, anzi è il caso di dire un vero giramondo. E allora, prima di avventurarci, fermiamoci a bere una tazza calda con il famoso signor Phileas Fogg, prima che concluda la scommessa che lo porterà a intraprendere il giro del mondo in 80 giorni. Il pranzo si componeva di un antipasto, un pesce bollito condito con una reading sauce di prima scelta, un roast beef al sangue impreziosito da un condimento a base di funghi, un dolce farcito di rabarbaro e uva spina, un pezzo di Chester. Il tutto annaffiato da qualche tazza di eccellente tè raccolto apposta per la dispensa del Reform Club. Il Reform è ancora oggi un club londinese per gentiluomini. È stato il club di Winston Churchill e dello scrittore William M. Thackeray. Da questo luogo, in cui il tè era di casa, il 2 ottobre 1872 inizia il viaggio di Phileas Fogg. La scommessa che ha appena accettato è ormai storia. Dovrà circumnavigare il globo e tornare nella sala del club per l'ora di pranzo della vigilia di Natale. E noi lo seguiremo per andare alla ricerca della nostra nuova tipologia di tè. Pronti? Partiamo. Siamo alla quarta puntata di questo podcast e dopo aver assaggiato il tè nero cinese e indiano, dopo aver scoperto i tè verdi giapponesi ed esserci soffermati sul matcha, incontriamo un tè che è a metà strada tra verde e nero. Da qui il colore con cui di solito viene identificato, il blu. Abbiamo imparato che le diverse tipologie di tè derivano da un'unica pianta, la Camellia sinensis, e che si differenziano per il modo in cui vengono lavorate le foglie dopo la raccolta. Il tè di cui stiamo per parlare non fa eccezione. Vediamo dunque come avviene la produzione di questo misterioso tè blu. Il tè oolong è semi-ossidato e questo lo distingue tanto dal verde, che come ormai sappiamo non subisce alcun processo di ossidazione, quanto dal nero, che invece è caratterizzato da un'ossidazione completa. Ed è per questo che viene indicato come tè blu. In una ipotetica scala cromatica è a metà tra il nero e il verde. Ma proprio perché definirlo non è così immediato, lo chiameremo semplicemente oolong. Il livello di ossidazione può in realtà variare in base alle diverse produzioni, ma avviene comunque molto lentamente in modo da poterne controllare l'andamento. Dopo la raccolta, l'umidità delle foglie viene ridotta e queste vengono poi sottoposte a diverse manipolazioni, come la arrotolatura, l'agitazione, la compressione. Durante ogni operazione il processo di ossidazione viene mantenuto sotto controllo. Per conoscere meglio questo tipo di tè, va detto che il nome oolong deriva dal cinese wulong, che significa drago nero. Ho sempre trovato molto affascinante il richiamo al drago, simbolo imperiale, protagonista della mitologia cinese e ancora oggi elemento che subito riconduce la nostra mente a un'iconografia fatta di festeggiamenti, lanterne, lunghi baffi e antiche leggende. Come sempre, quando si parla di tè, le storie si sovrappongono. Inoltre, l'accessibilità alla cultura cinese è rimasta a lungo limitata e ancora oggi non è la più semplice da esplorare. Ma sembra che il tè oolong sia originario del Fujian, una provincia a sud-est della Cina. Qualche testo individua nella contea di Yangtze il luogo esatto, altri nelle montagne Huyi. In ogni caso, è da questa zona e da Taiwan, da Formosa in particolare, che proviene il miglior oolong. Uno dei tè blu più noti è il Tea Kuan Yin, conosciuto come Iron Goddess of Mercy, il tè della dea di ferro della misericordia. Il suo nome deriva da una leggenda cinese,
Nella contea di Yangtze, nel Fujian, c'era un tempio fatiscente che custodiva una statua di ferro di Quan Yin, la dea della compassione. Ogni giorno, mentre camminava verso i suoi campi di tè, un povero contadino di nome Wei passava di lì e rifletteva sul peggioramento delle condizioni del tempio. «Bisogna fare qualcosa», pensava. Essendo povero, Wei non aveva mezzi per riparare il tempio. Un giorno portò da casa una scopa e dell'incenso. «Pulì il tempio», accese l'incenso come offerta a Guan Yin. «È il minimo che possa fare», pensò tra sé e sé. Per molti mesi si prese cura del tempio. Una notte Guan Yin gli apparve in sogno, indicandogli una grotta dietro il tempio dove lo attendeva un tesoro. Egli doveva prendere il tesoro e condividerlo con gli altri. Nella grotta, il contadino trovò un germoglio di tè. Lo piantò nel suo campo e lo coltivò fino a farlo diventare un grande cespuglio, da cui si produceva il tè più pregiato. Regalò le talee di questa rara pianta a tutti i suoi vicini e iniziò a vendere il tè con il nome di Ti Quan Yin, il tè della dea di ferro della compassione. Le foglie di questo tè sono molto scure e appallottolate. In base al livello di ossidazione, il profumo è più legnoso o floreale, il colore ambrato o giallo scuro, l'aroma tostato o vellutato. Ma se il tè Oolong è nato da un desiderio imperiale, vale la pena assaggiare una varietà di questo tè pensata proprio per l'imperatore, il Dao Hong Pao, proveniente dai monti cinesi Wuhi. Un tè particolare che subisce una lavorazione molto caratteristica. L'ossidazione passa per uno scuotimento delle foglie su un vassoio di bambù e la successiva torrefazione avviene in contenitori che sono sempre dello stesso materiale. Il nome significa ampia veste rossa o grande mantello rosso. Le sue foglie sono leggermente arrotolate, il colore è scuro, il liquore ha note di tabacco, cacao e malto e un sapore molto intenso. Anche in questo caso non manca un'antica leggenda cinese, anzi due. Siamo nell'epoca Ming, sul finire del XIV secolo. Uno studioso di nome Yu Ziding è in viaggio per andare a sostenere l'esame imperiale, passaggio fondamentale per una carriera da ufficiale. Ma durante il tragitto si ammala e deve fermarsi. Un monaco lo cura con un tè dalle proprietà speciali e così Yu Ziding arriva in tempo per sostenere l'esame ottenendo il miglior punteggio e ricevendo in premio un abito imperiale rosso scarlatto. Lo studioso torna dal monaco guidato dalla sua gratitudine e porta con sé delle foglie del magico tè avvolte nel suo stesso abito. L'altra leggenda narra che la madre dell'imperatore fosse in fin di vita. Nessuno era stato in grado di curarla. Ma un giorno, uno studioso, la aiutò offrendole una tazza di tè e facendo migliorare le sue condizioni. L'imperatore volle così rendere omaggio alla pianta guaritrice, facendola ammantare di toghe rosse. Il Dao Hong Pao deriva oggi da sole 6 piante coltivate, si dice siano quelle ammantate nella leggenda. Le foglie raccolte ogni anno sono per lo più vendute all'asta a cifre veramente da capogiro, 1.300 euro al grammo, circa 9.000 euro a tazza. Un tè davvero irraggiungibile, prodotto sulla catena montuosa Wuji, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Riprendiamo adesso il viaggio insieme al nostro Phileas Fogg e raggiungiamolo sulla sua goletta per attraccare insieme a Taiwan, che all'epoca si chiamava Formosa, dove la produzione di Oolong è altrettanto importante che nel sud-est della Cina. Durante la notte, verso le prime ore del mattino, la Tankadere entrava decisamente nello stretto di Fokien, che separa la grande isola di Formosa dalla costa cinese e attraversa il tropico del Cancro. Il mare era molto difficile in quello stretto pieno di risucchi causati dalle controcorrenti. La coltivazione del tè a Taiwan pare che ebbe inizio nel XVIII secolo e nel corso degli anni molte varietà del Fujian sono state piantate anche qui. Nella seconda metà del XX secolo la produzione taiwanese è aumentata sensibilmente e anche noi oggi possiamo trovare facilmente queste varietà. I negozi specializzati ne sono forniti ed è abbastanza facile scovare delle referenze anche online, sempre facendo attenzione alla qualità, mi raccomando. Tra tutti gli Oolong non posso quindi mancare di menzionare una delle varietà che preferisco e che proviene proprio da Taiwan, il Gao Shan di Hin Huan, una meravigliosa bevanda, almeno a mio gusto, con note naturali di burro e latte, motivo per cui i tè simili sono noti come Milky Oolong. È possibile anche trovare degli Oolong ulteriormente aromatizzati con crema di latte.
Come accade con le ciliegie, consigliare uno long me ne fa venire in mente un altro, che, devo dire, è il mio tè del momento. Soprattutto quando ho bisogno di concentrazione, bevo una tazza di oolong al ginseng. Con questa tipologia, alle proprietà benefiche del tè si aggiungono quelle della miracolosa radice rinvigorente e l'effetto tonico è assicurato. Non dimentichiamo infatti che anche l'oolong è fonte di antiossidanti e sali minerali e consente di ritrovare o corroborare l'energia psicofisica utile nelle giornate più frenetiche, ma anche la concentrazione mentale nelle pause e nella pratica della meditazione. Stiamo calmi, ragioniamo, riflettiamo, anfen, mettiamo in funzione le piccole cellule grigie. Così dice Hercule Poirot, il noto investigatore nato dalla penna di Agatha Christie, la più grande e famosa scrittrice di gialli. Un oolong può essere utilissimo per azionare le nostre cellule grigie. A questo punto della nostra puntata l'acqua è di certo pronta. Prepariamo il tè. Il tè oolong è prevalentemente appannaggio orientale. In Occidente il consumo è ancora limitato, ma per noi appassionati può essere una scoperta molto piacevole. Vediamo dunque come prepararci una buona tazza. Dovremo ricorrere al metodo Gong Fu, quello cioè della cerimonia cinese, cui ho accennato nelle scorse puntate. In particolare, sembra ideale utilizzare una tagliera tradizionale in argilla Hixing, così chiamata perché proprio nella città cinese di Hixing viene prodotta fin dal XIII secolo. Si tratta di una tagliera tondeggiante, in materiale poroso, con filtro incorporato nel beccuccio, così le foglie non cadono nella tazza al momento di versare il tè. È possibile acquistarla in negozi specializzati ed è disponibile con diverse capacità, piccine per un tè più intimo o belle grandi per invitare gli amici. In ogni caso, prima di usarla, mi raccomando, è importante assicurarsi che non ci siano all'interno residui di argilla. Di solito, per capirlo, basta mettere la tegliera a bollire in una pentola d'acqua, in modo che eventuali resti di argilla si stacchino. Una volta usata va lavata a mano soltanto con acqua, altrimenti la volta successiva avremo un tè aromatizzato al sapone per i piatti. Nel tempo la tegliera assorbirà il colore e il sapore del tè, quindi non bisogna utilizzare saponi che possano compromettere questo processo. Abbiamo detto che le foglie di oolong sono appallottolate o attorcigliate e dunque a contatto con l'acqua si apriranno e recupereranno la loro dimensione originale. Per questo c'è bisogno di filtri grandi o corrispondenti alla grandezza della tegliera. Attenti quindi alle quantità e agli spazi di infusione, perché le foglie secche sembrano poche prima dell'immersione e poi crescono notevolmente e se la quantità infusa è eccessiva avremo un tè molto amaro. La temperatura dell'acqua da utilizzare può variare dagli 80 ai 90 gradi a seconda del livello di ossidazione. Più è alto, più l'acqua dovrà essere calda. Un aspetto che amo molto dell'oolong è che le stesse foglie possono essere infuse più volte e questa possibilità ci consente di trovare il migliore equilibrio tra infusione, acqua e quantità, ottenendo il sapore che più ci piace e accompagnandoci pian piano verso un gusto più leggero. Ormai abbiamo imparato che bere il tè è anche una questione di tempo. Anche a Taiwan ci sono molti artigiani che producono delle tegliere nello stile Hixing e che sono molto attenti al design. Questi produttori si allontanano dalla tradizione ed è anche per questo che le tegliere di Taiwan sono molto apprezzate dai collezionisti di tutto il mondo. Tra i taiwanesi è comune avere molte tegliere per il tè oolong, così ognuna è dedicata a una tipologia precisa di tè, evitando che i sapori di cui si imbeve l'argilla si mescolino con infusioni di foglie diverse. Il tè è una cosa molto seria per i palati più sottili e raffinati. Ora che abbiamo la nostra tegliera perfetta e abbiamo scoperto l'oolong, non ci resta che abbinarlo a qualcosa da mangiare. Data la semi-ossidazione, possiamo scegliere dei sapori decisi come il cioccolato, dolci burrosi e paste sfoglie. Anche l'oolong, come il tè nero, si sposa bene con una merenda gustosa, un po' come quella che la nostra Agatha Christie allestisce in uno dei suoi racconti più noti, che ha come protagonista Hercule Poirot, il caso del dolce di Natale. Ho servito il tè. Un robusto spuntino a base di panini dolci, pasticcini, tartine e tre tipi diversi di torte. I più giovani della compagnia lo apprezzarono molto. Da ultimo arrivò il colonnello Lacy, osservando con voce distratta: «Ah, il tè! Oh, sì, il tè!» In quasi ogni racconto di Agatha Christie c'è un momento dedicato al tè. E noi, ormai curiosi scopritori della bevanda che viene da lontano, seguiamo volentieri le vicende di Hercule Poirot
che pur essendo belga, vive a Londra, a cavallo tra le due guerre mondiali, e frequenta l'alta società inglese. Il tè, in quella parte del mondo, in questo periodo storico, era spesso apparecchiato in modo impeccabile e servito con un ampio menù. Va detto che però Poirot preferiva la camomilla o la cioccolata calda. Agatha Christie lo chiarisce in un racconto in particolare. La sua è un'opinione netta che fa molto sorridere e seppure sia quanto di più lontano da me, Hercule rimane uno dei miei personaggi preferiti. Poirot e io stavamo aspettando il nostro vecchio amico l'ispettore Japp di Scotland Yard. Eravamo seduti davanti al tavolino da tè in attesa del suo arrivo. Poirot aveva appena finito di sistemare con cura tazze e piattini che la nostra padrona di casa usava a buttare sul tavolo invece di disporli con cura. Aveva anche respirato pesantemente sopra la teiera di metallo, lustrandola poi con un fazzoletto di seta. Il bricco stava per bollire e non lontano, in una ciotola di smalto, c'era una densa crema al cioccolato che a Poirot piaceva molto di più di quello che lui descriveva come il vostro veleno inglese. Al contrario di Poirot, in quanto grande sostenitrice del tè, spesso cerco gadget e utensili legati alla mia bevanda preferita. Curiosando online, ho trovato una serie di magliette molto pop con scritte inglesi che suonano come «Mi piace il tè oolong, il mio cane e forse tre persone». Oppure «Ho bisogno di tè oolong» con il simbolo di una batteria scarica. Ma soprattutto ho scovato un set da viaggio con una piccola teiera in terracotta in stile cinese con filtro da applicare al beccuccio e quattro tazze, il tutto contenuto in un astuccio chiuso. Bellissimo! Di filtri poi ne esistono una quantità infinita. E se volete cercare qualcosa di dedicato agli oolong, da usare senza avere una teiera dedicata, cosa in effetti molto impegnativa, vi ricordo la necessità che siano ampi, così da permettere alle foglie di aprirsi completamente. Il mio consiglio in questo caso è di scegliere una teiera o una tazza con filtro a cestino incorporato e grande quasi quanto il recipiente, così sarà facile estrarlo e pulirlo, e anche abbastanza capiente da far dispiegare gli oolong. Ma soprattutto, nelle mie ricerche, sono venuta a conoscenza di una serie di libri gialli dell'autrice americana Karen Rose Smith, dedicati ciascuno a una tipologia di tè. Chiaramente ho subito scelto Murder with Oolong Tea, e mi sono divertita a leggerlo e a scoprire come viene presentato l'oolong. Ecco un passo tradotto da me. «Cosa suggerisci per il nostro tè?» chiese Megan. «Ho creato una nuova miscela di tè chiamata Daisy Spring Garden. È un tè oolong con note di limone e vaniglia». «Cos'è il tè oolong?» chiese Megan. «Non distingo il nero dal verde o dall'Earl Grey». «L'oolong è un tè tradizionale cinese», ha spiegato Daisy. «È prodotto in un certo modo. Le foglie subiscono un processo di avvezzimento al sole e ossidazione». Daisy è la proprietaria di un giardino dove si organizzano feste a base di tè. In questa avventura, alcuni docenti della Willow Creek High School si riuniranno lì dopo il concerto primaverile, ma il piacevole incontro sarà interrotto dal ritrovamento del cadavere di una delle insegnanti. Nel libro le indagini si svolgono intervallate da passi dedicati al tè, ai menù e alle ricette da affiancare alla bevanda. Ecco ad esempio un passo in cui si elencano i piatti che vengono serviti insieme all'oolong, e potremmo certo trarre ispirazione se accettiamo di uscire dai nostri menù più consueti. «Per quanto riguarda le portate, stavo pensando di iniziare con una zuppa di avocado e cetrioli e una gelatina di pomodoro per un diverso tipo di insalata. Per il piatto salato, panini con uova e olive, quadratini di manzo su segale e triangoli di cetriolo e crescione. Il giardino del tè offre anche una torta al caffè e mirtilli che possiamo servire insieme a mini torte e crostate al limone». «Sarei così felice di partecipare a questo banchetto se non fosse per la questione dell'omicidio, chiaramente». Sul finire di questa puntata mi viene naturale sottolineare che una delle caratteristiche che apprezzo di più nel tè oolong è il suo equilibrio. Tutto di questa tipologia mi sembra volto al bilanciamento, il trovarsi a metà strada tra il nero e il verde, l'avere una lavorazione tanto caratteristica e la peculiarità delle foglie secche arrotolate che dovranno completamente aprirsi con l'acqua calda per ritrovare la loro naturalezza, il gusto rotondo e morbido. Ognuno di questi aspetti si ritrova nei benefici che possiamo trarre bevendolo, soprattutto in relazione al rilassamento dello stomaco e alla tonicità della mente che ne derivano. La caffeina è presente in quantità minore rispetto al tè nero, ma maggiore rispetto al tè verde. Dunque l'oolong è facilmente bevibile anche nel pomeriggio, senza ripercussioni sul sonno.
un tonico avvolgente e armonico. Con quale lettura accompagnare allora questa tazza così complessa? Resterei nel mondo del giallo, dove l'armonia tra gli elementi e gli incastri sono i veri protagonisti e la concentrazione è fondamentale. Ancora Inghilterra e ancora Agatha Christie, ma lasciamo Poirot per incontrare Jane Marple, nubile, appassionata di maglia, birdwatching e tè con le amiche. È soprattutto una investigatrice per diletto, risolve i misteri, o meglio gli omicidi, che avvengono nella sua comunità. Nei racconti e nei romanzi gialli di Agatha Christie ogni dettaglio è importante e tutto può accadere, anche che qualcuno resti ucciso per sbaglio o addirittura che trovi la morte in una tazza del nostro amato tè. Bacon non nascose il proprio interesse per questa interpretazione dei fatti. Cioè, volete dire che mentre la morte di Alfred non è utile a nessuno, da quella del vecchio se ne avvantaggerebbero tutti? Certo, suppongo che potrebbe essere stato uno sbaglio, qualcuno potrebbe aver pensato che il tè era destinato al vecchio signore. Sono sicuri che l'arsenico è stato somministrato in quel modo? No, non ne sono affatto sicuri. L'infermiera, come ogni professionista che si rispetti, ha subito lavato tutto, tazze, cucchiai, teiera, tutto, dico. Ma sembrerebbe l'unico mezzo possibile. Il che potrebbe significare, riprese Craddock in tono meditabondo, che uno dei malati stava meglio degli altri? Così ha colto l'opportunità che si presentava e ha messo il veleno nella tazza? In Istantanea di un delitto, romanzo del 1957, il tè compare molte volte e sarà anche il modo in cui Miss Marple smaschererà l'assassino. Ma per non anticipare troppo, leggiamo un passo in cui tè e omicidi appaiono entrambi grandi abitudini della vita dell'anziana signora. Sentirono bussare e l'arcigna Florence si presentò con un vassoio. «È simpatico che venga qualcuno a farvi visita», disse Miss Marple. «Vi ho preparato i panini dolci, caldi, come vi piacevano una volta. Florence ha sempre fatto i pasticcini per il tè assolutamente squisiti», disse Miss Marple. La faccia severa di Florence, gratificata, si increspò illuminandosi di un sorriso totalmente inaspettato. Poi la donna uscì dalla stanza. «Penso che sarà meglio non parlare più di delitti mentre prendiamo il tè, mia cara», disse Miss Marple. «Sono un argomento così spiacevole». Dopo tanto parlare, credo proprio che mi tufferò tra le pagine della giallista più famosa del mondo, ma non prima di aver preparato il mio long. Non sarà un true crime, ma avrò comunque bisogno di conforto. Io sono Laura Ganzetti e avete ascoltato la quarta puntata di Le vie del tè, un podcast prodotto da Emons Record. Breve glossario della puntata. Wulong, il nome cinese del tè oolong. Ti Wan Hin, tè oolong della contea di Anxi. Dao Hong Pao, tè oolong imperiale. Milk oolong, tè con note di latte. Teiera Hi Xing, teiera di argilla, ideale per la preparazione del tè oolong. Regia Caterina Bocchetti. Studio di registrazione 24 gradi Recording Studio Roma. Supervisione editoriale Paolo Girella, Maria Saracino e Caterina Bocchetti. Montaggio e post produzione Luciano Zirilli. Questo contenuto è sponsorizzato da Ryoga, i vostri centri yoga a Roma. Tutte le informazioni sui centri Ryoga sono disponibili all'indirizzo www.ryoga.com.